Dalle analisi lei è risultato sieropositivo. I'm HIV positive. Ah. Positivo. E che ne so, qua, qua c'è scritto siero e positivo. HIV positivo. Ovviamente si tratta di informazioni riservate, quindi massima cautela. Mi occuperò del caso, signore. Positivo vuol dire che hai la malattia del sangue. Sono malata. Se sono malata. Non lo sei. Tu hai l'AIDS. Sindrome da immunodeficienza acquisita. Contrarre una polmonite con l'AIDS è abbastanza comune. AIDS. Sto morendo. Guarda che l'AIDS ce l'ho io, sono io sieropositiva, non tu, è inutile che ti senti male. Sono sieropositiva. Sono sieropositivo. Sieropositiva, io sono sieropositiva. Hai l'AIDS, Roy. AIDS. Ora che lo sai, baby, puoi sbatterci la testa. L'AIDS mi ha attaccato. Lui ha l'AIDS. Ma come ti è venuto in mente di scopare con Lola? Non lo sapevi che si buca da 15 anni? Quindi probabilmente è stata colpa di un ago infetto. Come faccio a liberarmene? Vieni in ospedale. Ho una specie di virus. E i dottori non... loro non sanno che cos'è e non c'è niente che possono fare. È una nuova malattia. È come la lebbra o la peste, non sapevo nemmeno che esistesse. Per la carica virale dobbiamo aspettare ancora qualche giorno. Tu l'hai attaccata a me, io l'ho attaccata a tua sorella. 2 più 2 fa 4, la matematica non è un'opinione. Sono impotenti, non riescono più a difenderci dai virus. E perché? Non lo sappiamo. Il sistema immunitario cessa di funzionare. Sei già uscito. Asciugare a vencer la furia è la colpa del mondo. Ah, per la pestilenza. Sei coperto per 2 settimane. È da tanto che fa le flebo. Non mi accadono mai i fatti che finiscano sulle prime pagine dei giornali. Ma se... Non hai preso le medicine?
no, 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 no. Ehi! Will somebody please get an ambulance? No. You heard anywhere? A chi tocca? Adesso penso che sia ora di sapere se sei malata. Dobbiamo prelevare il sangue. Fa male? Solo un pochino. Apri e chiudi la mano. Dovrò cominciare a cercarti le vene nei piedi, tesoro. Posso infilargliela così delicatamente da pensare di esserci nato o di agganciargliela come se al braccio avesse una zavorra di una tonnellata? Il mio sangue è un veleno. Una goccia e sei morto. Decidi cominciare un nuovo capitolo perché una cifra cambiò e mi perturba. Vorrebbe fermarsi a discutere su quale potrebbe essere. Abbiamo i risultati delle sue analisi del sangue. Signora Jones, ho qui i suoi esami. È da molto che hai questa macchiolina qui. Lo vedi? Sarcoma di Kaposi, lesione numero 1. Può vedere le lesioni sul suo torace? No, aspetta. È pesante, lo so. Ma non c'è alternativa. Ogni cosa infetta in me. Il mio cuore pompa sangue inquinato. Non sarebbe più a suo agio in una stanza per le ricerche? All lights. Oh, mi dispiace. Gli dica, se lei è ancora qui quando si sveglia, gli dica... Addio. Io ti amo. Andy ha portato Lights dentro i nostri uffici, nei nostri bagni per gli uomini. Ha portato Lights al nostro maledetto pranzo annuale con le famiglie. E protestiamo per questo tentativo di ridurre la storia dell'AIDS a un virus esotico. Negli Stati Uniti gli haitiani, i poveri, i neri, i clandestini sono letteralmente presi di mira. Tra gli omosessuali e i tossicodipendenti l'obbrobrio è al culmine. Gli si nega un lavoro, vengono sfrattati, le loro case disinfettate. Gli immigrati illegali vengono incarcerati o chiusi in campi speciali. Questa sindrome porterà via molti di noi, ma non tutti. E i morti verranno commemorati. E andremo avanti con i sopravvissuti. E non ci nasconderemo più. Non ci saranno più morti segrete, mai più. Il mondo ruota in un senso, in avanti. Noi saremo suoi cittadini. È giunto il tempo. Addio. Siete favolosi tutti, uno per uno. E io vi benedico. Più vita. La grande opera ha inizio. Allora? Che ne dite? Dove andiamo? Ah, dove andiamo? Andiamo e basta. Non ha importanza. L'importante è andare avanti. Sei davvero cambiata la prima volta che ci ho incontrato. Anche tu sai. Tu sembri di... Senti chi parla. Ti devo ricordare come eri ridotto quando ti ho visto la prima volta. Va bene. Siamo cambiati tutti. E per fortuna, vuol dire che c'è sempre una speranza.